Buon pomeriggio e buon pranzo perché ci avviciniamo all'ora di pranzo in questo martedì 27 ottobre 2020. Allora, mi ha lasciato delle sue opinioni il caro Nicolo perché è anche lui impegnato con delle cose, quindi vi do le sue opinioni oltre a quelle mie. Quindi, visto il quadro della Serie A arrivata alla quinta giornata data in archivio ieri con Milan-Roma, andiamo con i risultati: Sassuolo-Torino 3-3, Atalanta-Sampdoria 1-3, Genova-Inter 0-2, Lazio-Bologna 2-1, Cagliari-Crotone 4-2, Parma-Spezia 2-2, Benevento-Napoli 1-2, Fiorentina-Udinese 3-2, Juventus-Verona 1-1, Milan-Roma 3-3. E andiamo quindi logicamente anche con la classifica: Milan prima 13, secondo Napoli e Sassuolo 11, Inter quarta 10, Juve quinta 9 con l'Atalanta e la Sampdoria, Verona e Roma 8, Fiorentina, Cagliari e Lazio 7, Benevento 6, Spezia 5, Genova e Parma 4. Bologna 3, zona retrocessione Udinese 3, Torino e Crotone 1. Allora, dovete sapere che il mio caro amico Manu Nicola è juventino. Quindi, per quanto riguarda il suo punto di vista, quindi la sua squadra preferita, la Juventus, sicuramente avrebbe preferito una vittoria della sua squadra contro il Verona per essere almeno a quota 11 punti e quindi nel caso a meno 2 dal Milan. Però ha anche detto il caro Nicolino che la sfida imminente di domani contro il Barcellona sarà delicatissima, perché è vero, ha detto Nicolo, che la Juve ha vinto a Kiev contro la Dinamo per 2-0, però contro il Barcellona si sa, è sempre una partita importantissima. Per un quadro generale sulla classifica, anche lì ci siamo confrontati e sicuramente ci siamo soffermati un attimino, per esempio, su Bologna, il Torino che stanno faticando, però abbiamo dato anche delle note positive, per esempio, per il Benevento, lo Spezia, essendo neopromosso. Vabbè, il Benevento ha avuto già un'altra esperienza in Serie A, lo Spezia la sua prima storica, quindi certo, siamo sorpresi sia io che Nicola dal Sassuolo, come tante altre persone, che lì a secondo e terzo posto a 11 punti con 3 vinte e 2 pareggi e soprattutto con 16 gol fatti e 9 subiti. È una nota che ci siamo dati in accordo, ovviamente quella sulla migliore difesa, che al momento vede il Verona con soli 2 gol subiti, anche se ha come attacco il secondo minimo attacco. Prima c'è Genoa a 4 gol fatti, subito dopo c'è il Verona a 5 gol fatti. Chi ne ha segnati di più? Beh, anche su questo abbiamo parlato. È ovvio che l'Atalanta la conosciamo, è una squadra che segna tanto, già l'anno scorso, il Napoli, Sassuolo, Inter, insomma. Ma anche squadre come Roma, Fiorentina e Cagliari, Sampdoria. Insomma, un torneo che al momento è abbastanza equilibrato. Ricordando da parte nostra, voi tutti, che se la memoria non mi inganna, ci dovrebbero essere altre 2 giornate. Ora, magari, se la regia mi offre il calendario, vi dico subito.
Allora, sì, esatto, abbiamo altre 2 giornate, compresa anche il recupero dalla terza giornata, il 4 novembre alle 17, Genoa-Torino, ma andando a dare un primo focus sulla sesta giornata, Crotone-Atalanta, Inter-Parma, Bologna-Cagliari, Udinese-Milan, Spezia Juventus, Torino Lazio, Napoli Sassuolo, Roma Fiorentina, Sampdoria Genova e Verona Benevento. Quindi insomma, capiamo subito già che l'Inter ne potrebbe approfittare giocando in casa contro il Parma. Cioè, per il Milan c'è il pericolo Udinese, la Juventus. Diciamo che sulla carta dovrebbe vincere in casa dello Spezia. Sarà molto bella anche la partita tra Torino e Lazio. Napoli-Sassuolo, un altro scontro cruciale come Roma-Fiorentina. Il derby poi straordinario tra Sampdoria e Genova. Quindi, insomma, allora perché no? Ci siamo detti in gol, il campionato italiano di Serie A è uno dei top in Europa. Perché c'è, insomma, gli ingredienti ci sono tutti, quindi, seppur attraverso i suoi saluti, vi saluto il mio caro amico Nicolino, vi saluto anch'io, noi ci vediamo alle prossime occasioni, senza dimenticare ovviamente le coppe, per quello faremo anche un riassunto io e Nicola, la Champions e l'Europa League. Quindi da me e di nuovo Nicolino è tutto. Alla prossima e mi raccomando, sempre in gamba. Ciao!